Io ci scrissi, lo so, ma niente. Lo so tutto, ma dovevi insistere. PJ, vai, vai! Lasciami! Aiuto! Aiuto, lasciatemi! Lasciami andare! Lasciami andare! Aiuto! Aiutatemi! Aiuto! Ma che cosa volete? Ehi, ma hai visto? Cosa? Quelle due macchine. Presto, torna indietro. Veramente non sarei degno di entrare nella tua casa, ma basta che dici soltanto una parola e io sarò salvato.
Una tua parola passa più di quella dell'onorevole Angeotti. Sì, capito. Sono un po' delinquente. Ma che ci posso fare? È la vita. Vuol dire che il destino ha voluto così, non è colpa mia. Io non avrei voluto essere quello che sono, ma essere un altro. Un grosso commerciante, un industriale. E non uno così. Sai, c'era un tempo a casa mia che con la disperazione eravamo come fratello e sorella. Io voglio il tuo aiuto. Ti dico questo perché so che Dio esiste, lo diceva sempre mio padre. E per dirlo lui vuol dire che è sicuro. Anche se non vengo sempre a trovarti, ricordati di me. Io so molte cose di te. Mi informo sempre sul tuo conto. E sai perché? Perché ti stimo. E forse ti invidio pure. Anche se sei morto a 36 anni, però eri già uno famoso e persino il re. Questa sì che è vita. Sei stato tu che hai inventato il proverbio meglio un giorno da leone che 100 anni da pecora, non è vero? E ci avevi ragione. Anch'io ci metterei la firma, essere prima re dei giudei e poi morire a 106 anni crocifisso. Meglio crocifisso, casparato. L'onorevole Bom con me. Quel commissario ce l'aveva con te, è vero? Eh? Lo sa? Lo sa? Lo sa? Non è così che si diventa qualcuno nella vita. Tu hai sbagliato tutto, Rosa. Chi sceglie di fare la vita che hai scelto tu finisce ammazzato. Oppure esce da una galera, ma per entrare in un'altra. Ricordati una cosa: ci sono due categorie di uomini. I vermi, che sanno solo scisciare e leccare i piedi, che devono obbedire perché sono senza cervello e senza volontà. E poi ci sono i domi di Dio, quelli superiori, quelli che comandano, i veri uomini, che hanno potere, forza, tutto. E se non vogliamo essere schiavi o vermi, noi dobbiamo farci valere a tutti i costi.